porte aperte e sul sipario. Da domenica 9 maggio riaprono al pubblico il Museo Archeologico e la Pinacoteca del Palazzo Malatestiano, con loro anche il Teatro della Fortuna. Un segnale di ripartenza per la cultura fanese dopo lo stop dovuto alla crisi pandemica. Tesori svelati è il titolo delle esposizioni temporanee che si svolgeranno al Palazzo Malatestiano, a cui seguiranno altre iniziative tra giugno e agosto. Un nome in codice tutt'altro che casuale, dato che, durante il periodo di chiusura, è stato fatto un vero e proprio inventario all'interno dei depositi del museo, grazie al quale sono riemersi diversi cimeli del passato, ora pronti per essere ammirati dal grande pubblico. Abbiamo voluto tirare fuori tutti i materiali dei depositi per ricontrollarli, verificare i dati in nostro possesso, rifotografarli, ricatalogarli e poi pubblicarli anche in parte sui social. Il nostro desiderio era quello però di poterli rendere fruibili in presenza, da qui l'idea di partire appunto con la riapertura del museo che avverrà domenica 9 maggio con delle piccole esposizioni dal titolo Tesori svelati che saranno appunto concentrate su questi beni che provengono dai depositi. Si tratta in particolar modo di abiti, sono divise militari e abiti anche religiosi, paramenti sacri e che testimoniano una parte importante della storia della città. Infatti il nostro museo nasce come museo civico, museo che non raccoglie soltanto le opere d'arte, ma raccoglie ogni altra testimonianza della storia della città. E volutamente abbiamo voluto partire appunto da un importante pezzo della storia di Fano, ovvero dalla storia della confraternita di San Michele, esponendo queste tre tuniche che rappresentano l'abito caratteristico che veniva indossato dai confratelli durante le solenni processioni sacre e su cui campeggia appunto il simbolo della confraternita, ovvero San Michele. San Michele che è il capestra Satana e che è anche presente in altre opere qui all'interno del museo, ovvero la grande pala dei Morganti che si trovava nella chiesa di San Michele e le brocche da farmacia che si trovavano appunto nella farmacia di San Michele annesso appunto all'ospedale, dove la confraternita si occupava degli esposti, ovvero dei bambini abbandonati. Sì, è un momento importante, è un modo anche per ripartire e vivere i nostri beni storici e culturali in modo diverso, in modo più partecipato, in modo più condiviso. La pandemia ci ha penalizzato molto, ma è stata anche un'occasione per ripensarci, in questo caso anche per fare gli inventari, reinventare i nostri depositi, che sono ricchi di dipinti, ma anche di tante testimonianze del nostro passato. Non lontanissimo, a cominciare da abiti, armi, divise, quindi tutte cose che raccontano un pezzo della nostra città. In questa circostanza abbiniamo anche la visita al teatro, perché non dimentichiamo che anche il teatro è un contenitore culturale molto bello, visitabile e fra l'altro ha dei tesori anche nel sottopalco, come il mosaico romano che molti concittadini non hanno visto. Quindi è un'occasione per scoprire e conoscere meglio la nostra città e giustamente vedere anche quelle opere che per ragioni di spazio sono contenute nei nostri depositi e non fruibili. Riaprire il teatro per noi è stata una grande emozione già lunedì scorso e immaginate invece adesso cosa vuol dire poterlo riaprire tutti i giorni, ma questo evento speciale che mette insieme il Teatro della Fortuna insieme ai musei civici in queste domeniche particolari dove il museo svelerà i suoi segreti e noi sveleremo tutti i segreti che stanno custoditi nel sipario storico del teatro. E sarà possibile ammirarlo anche attraverso delle slide particolari perché abbiamo fatto una riproduzione, ma soprattutto si potrà godere di questa passeggiata all'interno del Teatro della Fortuna e visitabile, questa è la cosa ancora più speciale, i mosaici che sono proprio sotto il nostro teatro. È un biglietto unico per chi andrà al museo potrà venire anche in teatro e chi invece viene solo al teatro va un biglietto da 3 euro.